ragazzi avevo deciso di girare un video ma qua ha ricominciato a martellare è insopportabile cominciano tipo alle e mezza del mattino ieri in realtà erano le 7.28 e niente allora cambio del guardaroba cambio degli armadi sta venendo un pelino più fresco e abbiamo già iniziato a riordinare un pochettino e ci saranno alcune cose che butteremo via che eliminiamo vestiti che non usiamo quindi è il momento di cominciare io già ho cominciato a togliere dei vestiti di quelli molto molto smanicati che vi dico la verità ehm, non metto più perché sento un po più freddo poi non mi andava di metterli ho usato poco questo che ho usato tanto e sto usando ancora lo lascio qui ho comprato un po di vestiti nuovi anche perché non mi entrava più nulla quindi Ora che il pastiglio ha iniziato a fare effetto sto perdendo un po' di peso, ma... Eh. Quindi ho preso questo che ha manica tre quarti, lo userò questa stagione. Questo che era smanicato l'ho preso per un'occasione, per ora lo uso. Queste sono due magliettine che ho preso su Shein, che tengo appese perché sono impiegabili. E una così. Eccole qua, quindi le tengo appese. Poi ho questa magliettina un po' più elegantina nera che vi dico la verità. Non ho usato la scorsa anno, non ho usato questa stagione, non uso neanche adesso, non mi va di usarla quindi penso che la eliminerò. Questo tre eh, quarti, non l'ho messo neanche una volta e eh, non lo metto, quindi lo tolgo. Questa gonnellina. Qua che ho comprato e messo una volta sola, che mi piace tanto, ma eh, mi sta un po' strettina, poi Gonna pantaloni nera, questa si sì, continuo a usare. Questa è una gonna nuova che ho preso con i saldi per la mezza stagione quindi ora comincerò a utilizzarla. Altra gonna pantaloni uguale alla precedente perché mi trovo bene. Questa è sul beige, questa gonna è in jeans. Che, in realtà, sarebbe da buttare. Ma che ormai penso finirà la stagione. c'è un buchino dei mozzichi di yuki. E due gonne, una beige e una nera. Poi c'è la schiera dei pantaloni, questi un po' più eleganti da mezza stagione, pantalone verde cargo, panna, due jeans, un jeans nero e poi pantaloni della farpa, uno nero, uno grigio e uno viola, presumibilmente per andare in campagna, portare fuori il cane e eventualmente rimanere a casa. Questo vestito che ho preso lo scorso anno per l'anniversario, ora lo sposto da questo lato dove ci sono tutti i vestiti, Et voilà, ha una manica a tre quarti, è una cinesata ma mi piaceva, mi piaceva il cuore. E poi, grande richiesta, è tornata la mia folla amore per le camicie. Questa è una camicia nera che in realtà non so se metterò qua, non si apre più di tanto l'armadio, ok. Una camicia verdone, questa l'ho usata tanto anche lo scorso inverno, questa l'ho usata, mi piace, ma non so bene che farne perché purtroppo eh, mi stava stretta, quindi ho dovuto mettere il bottoncino qua, il mio seno è molto abbondante, quindi ho sempre questi problemi. L'ultima arrivata, questa che ho preso da oltre, l'ho presa la fissa per l'eopardato la, la, già l'anno scorso, sempre nuova camicia. Beijolina, questa in realtà io l'ho acquistata per utilizzarla insieme a questa gonna qui e creare un outfit così con la giacca nera che sta da qualche parte qui. Questa sta è quella che ho preso da Primark, sempre in questo colore poi sembra più fucsia, ma è un po' più scuro in realtà. Adoro questo colore, quindi non poteva mancare questa, la camicia bianca perché ogni guardaroba deve avere una camicia bianca, un tre quarti, un po' in stile anni 60, di questo viola che amavo, una giacca nera perché la giacca nera è come la camicia bianca, sono i passepartout che vanno oltre e l'ultima arrivata, una gonna nera in ecopalle sempre di oltre. Questo è il mio guardaroba per l'autunno. Sono ancora indecisa, alcune cose che mi vanno un po', po strette che farne, tipo c'è questo pantalone qui, c'è questa gonna qui, eh, purtroppo ci sono alcune cose che non ho comprato da molto tempo, ma il mio sali scendi dalla bilancia per colpa della mia amica tiroide ha fatto sì che io comunque nel corso dell'ultimo anno abbia dovuto comprare più volte cose. Ho riordinato già poi un po' il cassetto, non sono ancora molto soddisfatta, questa è tutta la parte estiva e da mezza stagione ho scoperto di avere una cosa per esempio che non sapevo di avere. Ho già eliminato delle maglie e quindi mh, questo è tutto quello che c'è, tipo maglie nere, ne avevo due. Penso che ne eliminerò forse una ma adesso vediamo. E qua c'è ancora l'invernale che non ho ancora ben sistemato. Ora, reparto scarpe direi che ci siamo. Avrei bisogno di una ballerina, una scarpa, un color panna da eliminare, quelle più vecchie. Ma eh, ormai penso che me ne occuperò la prossima stagione. Per il resto, direi che sono a posto. Eh, avevo già pian piano risistemato. Il reparto scarpe con le varie offerte da da geox quindi tipo uno stivale un... ho bisogno di uno stivale lungo perché quello che ho che è anche bello purtroppo l'ho preso online ho fatto un affarone su amazon della nero giardini ma mh, è di gamba stretta e mi, non mi si chiude tutto quindi non è che sia proprio bello da vedere l'ho utilizzato lo stesso però ora vediamo quest'autunno se posso lavorarci su queste cose qua vi faccio vedere che ho messo già via un po' di cose estive tipo questi vestiti questi vestiti non vedo l'ora di tirare fuori le mie amate vestaglie pesanti e poi c'è tutte le altre cose io ho questa gonna in tartan rossa che amo ovviamente non mi entra cioè non la chiudo questa verde l'ho comprata di una taglia in più e mi va e, e poi vabbè ci sono le varie gonne nere ho acquistato questa gonna su Vinted, che purtroppo mi sta un po' stretta, è una gonna in jeans, un jeans molto bello, ma mi sta stretta, ed è un vero peccato, l'ho pagata una sciocchezza ragazzi, l'ho pagata 5 euro della Oltre ed è praticamente nuova, è stata la primissima cosa che io ho acquistato usata, perché non sono solita comprare abbigliamento usato, ma era davvero molto bella, inoltre era perfetta, come, letteralmente come nuova, quindi... Per ora l'ho appesa lì e ci penserò. È in realtà un jeans un po' più pesante, quindi è un po' più per l'autunno e inverno. E sono indecisa se venderla in più. Ho alcuni vestiti che non metto, e sono indecisa se vendere oppure no. Per il resto, come siete messi voi a guardaroba, cambio degli armadi? Adesso è il momento in cui c'è un po' di confusione in ogni dove. In ogni caso, io qua ho sempre un po' pezzo Di armadio completamente vuoto dove in eh, autunno e inverno tengo quei, quei miei tutoni molto pesanti che mi ingombrerebbero tutto il cassetto. C'è tutta questa serie di sacchetti che per ora abbiamo tenuto perché pensavo, ma la mano che faccio, magari ordini un più piccoli, elimino anche i sacchettini del Pandora, così sono sacchettini un po' più carini. qua ho il mio. Set da calligrafia che ho un po' abbandonata adesso con l'estate le giornate lunghe mi dedicavo magari a stare un po' fuori più che altro perché mh, facciarsi la finestra significava dover pulire davanzali tutti i giorni e quindi niente va bene, ragazzi. Cambio di stagione include il mettersi al lavoro. Ah, ecco l'ultima cosa che non ho qua, appesa che ho comprato quei saldi sempre dalla oltre, io ormai mi vesto dalla oltre poco ma buono è eh, questo vestito con la manica a tre quarti sto cercando di comprare qualche vestito un po' più buono eh, visto che il mio peso più o meno si era fermato lì e sembrava che in realtà adesso ha ricominciato a scendere quindi non so neanche io bene che cosa devo fare ragazze! quindi 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 io odio questo armadio ma poi lo è da cambiare, ma non lo cambiamo. Quindi ora vado a controllare queste ultime cose e decido cosa buttare. Stamattina ho già buttato alcune cosine. Ho in realtà ancora un lenzuolo in più da eliminare, ma che tengo perché potrebbe servirmi un lenzuolo vecchio. Quindi ora faccio queste cose. Ho voglia di togliere la borsa bianca e metterla nera. Quindi comincio a fare anche queste cose. quindi Pian pianino eliminiamo. Quindi ragazzi, forza e coraggio, un passetto alla volta, rimbocchiamoci le maniche e andiamo a tirare fuori pian pianino le cose della mezza stagione. In questo weekend hanno detto che arriverà l'autunno, ieri c'era ancora 28 gradi, stamattina c'era 19 gradi quando mi sono alzata, ero lì lì per mettere la vestaglia. Mi sono alzata presto perché mi ha svegliato mio marito che mancava 10 alle 7, poi io, come apro gli occhi, il mio primo pensiero è. Prendi le pastiglie perché devo aspettare mezz'ora poi per fare colazione. Quindi, io appena lui si sveglia o mi sveglia la sua sveglia perché col sono leggero mi alzo, prendo subito la pastiglia e poi ritorno a dormire. In realtà stamattina non ho più dormito e quindi quando mi sono alzata sono rimasta a letto almeno mezz'ora per aspettare che potessi fare colazione perché non posso fare colazione è una pastiglia antipatica, chi lo prende magari lo sa, ha già capito, <ride> dice sì, è eh, Otirox, la prendi a digiuno e aspetti mezz'ora prima di mangiare, quindi Molte... poi con il 7, ieri erano le 7.28, oggi erano le 7.35, si vede che sono in ritardo, devono finire, quindi iniziano a lavorare molto presto e non si dorme più. Col senno di rimanere qui, ieri con mio marito dicevo, cambierei la finestra il cassone delle tapparelle, e ne metterai una di quelle spesse spesse almeno che ci lasciano dormire la mattina. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Quindi rimbocchiamoci le maniche, forza e coraggio, l'autunno arriva. Stamattina eravamo fuori con mia figlia siamo usciti, che era tipo c'era qualche nuvola. Improvvisamente, mh, una mega pioggia eravamo in un negozio. Per fortuna, quando è uscito, pioveva poco. Però improvvisamente ha cominciato a piovere, quindi questo ci fa capire che. Sta arrivando ed è il momento, se avete magari mh, il cambio di guardaroba, tipo una mia amica, lei ha tutto dentro il letto contenitore, è il caso di iniziare a tirare fuori qualche cosina per non farsi cogliere impreparati, perché poi è un attimo che è inverno. ecco. Grazie per aver visto questo video, buona giornata.